Salve a tutti ragazzi, sono Poketonks, benvenuti a un'altra parte di Mario & Luigi Superstar Saga! Allora, nella scorsa parte abbiamo battuto la Coca-Cola gigante. In questa parte esploreremo un po' di città, sì. E faremo anche una mini subquest. Come potete vedere, c'è questo tizio con una macchina fotografica. Sì, ecco, facciamo una foto? Sì, la faccio io, scatterò una bella foto. Allora, volete fare una foto? Sì. Va bene, una foto moneta 100. Sì, moneta 100. Sì. Io non so perché ho cliccato sì, perché avrei dovuto cliccare no. Se cliccate no, infatti, cioè se dite fate sì, no e sì, vi fa uno sconto e praticamente fa 50 monete. Oddio. In pratica, ho sbagliato a dirlo. Se quando dice 100 voi cliccate no, vi farà uno sconto e praticamente lo pagherete solo 50 monete. Comunque, andiamo a fare questa subquest. Allora, prima andiamo a... Che facciamo? Ah sì, facciamo prima un'altra cosa. Vi faccio vedere cosa servono i fagioli. Benvenuto al bar del fagiolo stella. Sapete le specialità della casa? No, in questo caso. Allora ve lo spiego, ascoltatemi bene. Le specialità variano in base al numero di fagioli che ci portate. Qui funziona così. Per prima cosa raccogliete i fagioli tramite i minigiochi e le battaglie e poi portateli qui. Trovando i fagioli rari, il menu diventerà più ricco e progredisce. Il nuovo menu servono bla bla bla. Praticamente questo qua, mesce la crema pelle 25. Tritera, tiri fagioli. Per esempio nella scorsa parte mi ha fatto molto ridere la parte tiri fagioli. Ghignuccino. Sorri presso, i sorri fagioli li troveremo, non vi preoccupate. Comunque, volete provare le nostre specialità della casa? Sì! Bene, mostratemi i fagioli che avete raccolto. Cosa desiderate? Se non sbaglio faccio un... No. Cambiare? Devo cliccare menu. Cosa desiderate? Una miscela? No. Un ghignuccino? Sì, un ghignuccino. Dopo averlo fatto si farà il cappuccino. Da notare l'immagine sopra la tazza. Adesso scopriremo uno dei più fantastici personaggi del gioco. Cosa è niente? Energia? Io non sento la musica, però so che è suprema. Avete visto? Se avete giocato, avete visto qualche let's play, avete sicuramente capito chi è il proprietario e chi è la persona che entrerà adesso. Eccolo là. Mi chiedevo chi fosse. Ora lo so, citate il proprietario del bar, il professor Strambic. Esatto, direttamente da Luigi's Mansion. Il professor Strambic è arrivato. Non so se è stato fatto prima Superstar Saga o Luigi's Mansion. Comunque, Sì. È stato, sì. Dopo è stato fatto, quindi si parla dopo di Luigi's Mansion. Il Frulla Fagiolix. Il loro sapore rinfrescante vi rimetterà in forma. Infatti ci aumenta, ogni volta che facciamo uno, aumenta delle statistiche. Quindi sono molto utili. Posso berne un sorso? Voi glielo farete bere, ma non lo userà lui in pratica. Cioè, lo berrà, ma giusto un sorso, perché noi lo teniamo. Nel senso che anche se Mario glielo dà, poi ce l'ha ridata. Ci ridà sta bevanda e poi la possiamo ribere noi. Ah! Abbiamo ottenuto il porta avarizia, che è uno dei rari strumenti che ci darà solo Strambic. Sono sempre più felice quando i miei amici gustano ciò che ha prodotto il Frulla Fagiolix. Volete continuare? Arrivederci. Sono spiacente. Adesso vi faccio vedere. Dov'è? No? Quelli sono i fagioli? Vabbè, sì. E ci sta? Sta verso la fine? Sì, eccolo, il ghignuccino. Aumenta la difesa di 4 punti. Io non so chi l'ho dato, se l'ho dato a qualcuno. No, non l'ho dato a nessuno. Vabbè, non importa. No, l'ho dato a qualcuno. Questa è la spilla fagiolo, la mappa fagiolandi e la rosa che ci ha dato il principe fagiolino. Sto facendo un po' vedere tutto quanto. Allora, qui possiamo cliccare il porta avarizia. E mettiamo il porta avarizia su questa specie di tessera, di seconda tessera. Per adesso Luigi niente, perché non abbiamo nient'altro. Ora facciamo la tanto famigerata su... No, ci adorniamo con l'equipaggiamento. Come vedrete, questo è un negozio di moda per personaggi famosi. È già la boutique di lusso, ma abbiamo buoni prezzi. Che volete fare?
la tessera borlotta credo che sia la più popolare del Fagiolandia. Quindi prendo la tessera borlotta. L'equipaggio a Mario. L'equipaggio anche a... Sì, la compro. E l'equipaggio a Luigi. Perché sono molto forti le tessere borlotte. Le cose non si usano o potete averle da me. Allora che vado a fare? Vendi. Perché io ogni volta che trovo una cosa che non mi serve, la vendo. Tessera cecia. Dai, non mi serve il cece. Mi serve il borlotto. No, non gli vendo più niente. Comunque, vi spiego un po'... No, vabbè, ve lo spiegherò un'altra volta. Anzi, no, ve lo spiego adesso. Praticamente, come vedete questo schermo, sotto c'è scritto... Vabbè, non ve lo spiego più. Allora, che volete fare? Nulla. Guardare, gratis. Sì. Adesso, sì, vi faccio vedere le statistiche un po', però adesso chi se ne frega. Andiamo a fare questa benedetta subquest. Allora... Vi devo solo avvertire che questa e la prossima parte saranno entrambi di subquest. Ehi, fratello di viaggio, abbiamo delle difficoltà terribili. Terribili! Ci date una mano? Certo. Mi sono scappati i fagiolcani dei simpatici animali da compagnia. Se me li trovo tutti e cinque vi darò una ricompensa. I fagiolcani sono rotondi, piccoli e verdi. Facile, sono davvero cuccioli, quindi non devono uscire da quella città. Fratelli, voi che siete cittadini, date il buon esempio, conto su di voi. E va bene, facciamo questa subquest. Allora, i fagiolcani sono... non cambiano da gioco a gioco, con tipo Fibos, eccetera, eccetera. Però a volte possono risultare difficili da trovare, soprattutto uno degli ultimi, che è molto complesso. Allora, sono in queste due lati di città. Questo è un fagiolcane. Ah, ho ottenuto un fagiolcane! E siamo a uno. Il secondo fagiolcane è lì. Abbiamo preso il secondo fagiolcane. Ta-da! Adesso... non ricordo dove sta il terzo. Mi pare che... Sì. Ne stanno due da questo lato di città e altri due da un altro lato di città. Però alziamoci. Dai. Go. Qua ci sono già stato. Perché vi ricordo che questa parte l'ho registrata tipo 2 mesi fa. Però non avendo il tempo per caricarla e convertendola avrebbe occupato tipo 5 giga. Ah, ecco il terzo cane. Ta-ra-ta-ra-ta-ta-ta. Vi dico che io non sto sentendo l'audio del gioco, quindi se sbaglio intonazione o qualcosa non è colpa mia. Qui è il quarto fagiolcane e l'ultimo fagiolcane è il più difficile da trovare, però per me è il più divertente, perché praticamente se andate qua si trova proprio dietro questa casetta. Aiutino di tutti e 5 i fagiolcani. Che poi non sapevo che si potesse, ecco, non sapevo che si potesse passare dietro gli alberi. Comunque questa è una delle due subquest che faremo in questa parte e nella prossima. Nella parte prossima sarà la 20ª parte. Diamo questi fagiolcani. Guarda che carino, mi fagiolcane. Ma sono tornati tutti! Yay! Grazie fratelli, sono commosso e riconoscente. Prendete questo. Hai ottenuto un fungo d'oro. Come vi avevo detto in una parte precedente, otterremo un fungo d'oro e l'abbiamo ottenuto. Ripristina tutti i cuori e tutti i punti fratelli. Dovrebbe essere uno dei pochi funghi d'oro, perché non è un fungo d'oro in totale in tutto il gioco. Però sono rari i funghi d'oro, non si vendono, cioè se li vendete ci guadagnate una fortuna, però non ve lo consiglio. Io me lo tengo per sizio, tanto non lo userò mai. Brr, fa freddo in casa mia. Ah, comunque vi devo dire che ho la ROM di Pocketto Mosta, i carino chi sei chi. Chi ha capito che gioco è, vabbè, l'avrà capito. Tutto in italiano. E che altro vi potevo dire? Forse ci farò una guida, però... al posto di una delle due guide che avevo in programma di fare. Platino no, non la faccio. Vedete, costa 64 funghi d'oro, come un fungo vita. Solo che i funghi vita si trovano di più e si vendono. Allora che si fa? Addio, arrivederci, a presto. Allora c'è un freddo proprio cane. Ah, faccio il cane. Allora, in questo negozio, se andiamo, c'è un tizio tipo Claudio Piso. Buongiorno, benvenuti. Anche se non sembra, questo negozio, gli articoli trattati sono informazioni.
Allora, volete acquistare informazioni fresche? Cosa ne dite? Costano solo 100 monete. Non le vogliamo perché praticamente le uniche informazioni che ci dà sono solamente quelle che sappiamo già. Cioè, nella scorsa parte, cioè, ci dice che dobbiamo fare. Per esempio, nella scorsa parte il principe Fagiolino ci ha detto che dobbiamo andare, come si chiama, da una parte che adesso mi sfugge dove. Nell'Accademia Crepapelle. E quello ci dice di andare all'Accademia Crepapelle. Scusate, mi si era perso un po' pup. Bene, alla prossima parte, ci vediamo. Ciao ragazzi.